Buongiorno agli ascoltatori, la verità alle 7, la rassegna politicamente scorrettissima della verità. Allora, non c'è dubbio su quale sia il tema forte sui giornali di oggi, per quanto possa suscitare qualche imbarazzo in alcuni ambienti politici ed anche editoriali. Ed è l'interruzione delle trattative tra il Tesoro e Unicredit a proposito di MPS. Con ammirevole chiarezza scendono in campo due commentatori, Paolo Del Debbio sulla Verità e Nicola Porro sul Giornale. Del Debbio, il quale fa notare come, diciamo, curiosamente il fallimento della trattativa venga fuori dopo la chiusura delle urne delle suppletive che hanno visto l'elezione del segretario del PD Enrico Letta nel collegio senese. E Nicola Porro fa notare come in questo caso non si tratti né di un fallimento dello Stato né di un fallimento del mercato, ma di un fallimento di un sistema chiamato PC, PDS, DS. E francamente questi due commenti sono ciò che ci hanno convinto di più. Dovessimo dire che ci ha invece convinto nella sua sortita televisiva, ripresa oggi dalla stampa Enrico Letta, dicendo abbiamo evitato la svendita. Ecco, francamente. Prendiamola come una battuta umoristica, se si trattasse di materia su cui l'umorismo è ammesso. Manovra. Allora, i giornali danno conto di un pa oggi è la giornata in cui, prendete il pezzo di Federico Fubini sul Corriere della Sera, c'è un po' una specie di sintesi della situazione. Voi sapete che sono state rese note le linee guida della manovra, inviate a Bruxelles, e anche, diciamo, ormai si sa qual è l'architettura della legge di bilancio, il testo però non è stato ancora inviato alle Camere, quindi un po' tutti hanno un approccio riassuntivo della situazione. Forse però è Repubblica a darci un elemento in più dicendo che sulle pensioni non si è lontani da una qualche soluzione, poi su quanto sia soddisfacente questa soluzione ciascuno può opinare, e anche da un escamotage. E cioè quello per cui i fondi per il taglio delle tasse restano gli stessi, però anziché decidere il governo come agire, questi denari, queste risorse sarebbero assegnate a un fondo e poi, come dire, ci penserebbe il Parlamento a dire quanto si tagliuzza l'IRPEF, quanto si tagliuzza l'IRAP, però noi che siamo dei ragazzi semplici siamo concentrati sul quantum. Se sono sempre 7 miliardi, sarà comunque un taglietto, diciamo, dell'unghia del dito mignolo. Stiamo pur sempre in una dimensione impercettibile per l'economia reale. È auspicabile che i partiti diano battaglia su questo, non su come dividere le briciole, ma su come, diciamo, creare una fetta un po' più consistente. A proposito dei partiti, allora il Corriere della Sera è con il Fatto Quotidiano ormai l'ultimo giapponese a difesa di Conte, che viene gratificato di un'intervistona di una pagina, nella quale che cosa dice? Niente, però è una pagina del Corriere, la quinta, viene dedicata all'attuale capo fragile di un a sua volta fragile Movimento 5 Stelle. C'è un po' di discussione, sono, diciamo, i cascami della discussione della settimana scorsa, che però sono stati, diciamo, corroborati dall'intervento telefonico di Berlusconi alla riunione a Saint-Vincent della corrente che fa capo a Gianfranco Rotondi, nella quale Berlusconi ha usato, diciamo, Berlusconi ha fatto un po' la Sibilla cumana, ibis redibis oppure ibis redibis non, a seconda di dove fai la pausa. Il significato muta. Da un lato ha parlato di centro e quindi diciamo può trarre un sospiro di sollievo e dice: ah, vedi, però allora il presidente non vuole che Forza Italia vada vittima della destra di Meloni e Salvini. Però poi al tempo stesso, ecco la parte redibis non, ha detto un centro contrapposto alla sinistra. E quindi dall'altro lato ci saranno quelli che possono dire: ah, lo vedi, però resta bipolarista. E quindi i giornali ragionano su questo. Repubblica, conciliaco, si porta avanti col lavoro e dice: ma quando dovesse naufragare, anzi, quando naufragherà la speranza quirinalizia di Berlusconi, che succede? Gianni Letta è già al lavoro con il piano B, c'è sempre un piano B di Letta. Noi suggeriremmo di considerare anche più lettere dell'alfabeto, diciamo, perché, diciamo, le opzioni possono essere sempre più di due.
C'è anche il viaggio americano di Giancarlo Giorgetti, vedremo come lo racconta la stampa. Ah, poi giornata di libri, allora. Ah, tanto questa rubrica deve molto ringraziare, sabato non andiamo in onda, ma tanto di cappello al principe degli editorialisti italiani, Stefano Folli, che ha fatto davvero una bella recensione e coraggiosa per una nuova destra sul supplemento culturale di Repubblica Robinson. Oggi invece i libri che sono in vetrina sono Tenetevi forte. Ecco, Guido Lo Forte e Giancarlo Caselli sulla magistratura. Esce un loro libro e ne parla il Corriere della Sera. Sul Corriere della Sera, Walter Veltroni, anche ecologista, recensisce il libro di Della Seta, Legambiente. Attenzione perché poi esce domani il libro di Luigi Di Maio. Se ne occupano Repubblica criticamente con Annalisa Cuzzocrea, che fa notare come, diciamo, la parte più scapigliata, la gita con Di Battista dai gilet gialli, eccetera, sia, diciamo, un po' sbianchettate dal libro. Ma la parte più irresistibilmente comica, naturalmente involontaria, perché invece Corriere e Fatto prendono molto sul serio la pubblicazione di Di Maio, sono gli stralci presi proprio dal quotidiano milanese e dal quotidiano di Travaglio. Vedremo anche questo, ci regaleremo un angolo di buon umore. Naturalmente dobbiamo raccontarvi un sacco di cose sulla verità del lunedì e poi anche, insomma, questo è un gioco ormai un grande classico, come raccontano la Gran Bretagna e i giornali italiani. Se voi prendete i giornali di oggi, il Corriere della Sera fa anche un richiamo in prima, avete l'immagine di Londra pronta a chiudere tutto, Boris Johnson che, insomma, poco manca che telefoni a Draghi per dire dateci il Green Pass, dateci speranza, eccetera. Se prendete però i quotidiani britannici, noi abbiamo sotto gli occhi il Telegraph di Londra, diciamo la musica è un po' diversa, è leggermente opposta e vi darà il senso delle, come si dice a Oxford o forse a Cambridge, non ricordo bene, delle gran cazzate che leggete sui media italiani. Va bene, andiamo a vedere le aperture. La verità che apre è sulla sua notizia di ieri, sullo scoop di ieri, e in qualche misura confermandolo. Tutti i segreti dell'inchiesta sul capo delle forze armate, il generale Vecciarelli, interrogato due volte, l'accusa nei suoi confronti e nei confronti di altri graduati è corruzione. Appalti in cambio di vari benefit. L'alto ufficiale si difende, parla di uno scambio di regali tra amici, ma secondo i PM le chat sarebbero chiarissime. Ne scrivono Giacomo Amadori e Alessandro Darold. Mentre poi, nella verità, tutta una serie di interviste, ma è molto come taglio del giornale, come taglio medio, come secondo titolo, l'intervista al presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, riconfermato alla guida della sua associazione la scorsa settimana, che parla del nuovo catasto come una bomba piazzata sotto le case degli italiani. Andiamo a vedere il Corriere della Sera, manovra stretta sul reddito e poi di spalla salgono i contagi, ora anche Londra pensa all'obbligo di Green Pass. Vedremo poi il Telegraph. Il Fatto Quotidiano su AstraZeneca pericoloso sui giovani, ma per l'alt ci volle il morto. Insomma, ci sarebbero stati una serie di allarmi ignorati, ma dice il Fatto Quotidiano, evocando report di questa sera, soltanto la tragica vicenda della giovane Camilla Canepa, diciamo, portò al freno. All'onor del vero, però, occorrerebbe anche, diciamo, il fatto vede le cose da un lato, forse bisognerebbe vederle da un altro lato, e cioè non solo la campagna stupida, sciocca, superficiale, pericolosa, che a un certo punto portò una serie di regioni su spinta governativa a dire ragazzi, bambini, venite, adolescenti, AstraZeneca e Open Day, vi regaliamo una birra, andate in discoteca, insomma, mancarono solo le notti bianche del vaccino. Però bisognerebbe anche ricordare come fu killerato un solo vaccino, AstraZeneca, perché era la strega cattiva, perché era il vaccino anglo-svedese, parentesi, era pure il vaccino, diciamo, meno costoso, e invece, diciamo, per gli altri vaccini, pur diciamo, responsabili di un numero sostanzialmente uguale, in qualche caso superiore, di effetti collaterali, diciamo, nessuno
disse Ola. Andiamo sul giornale. PD sbancato, fallimento sinistro, caso Montepaschi, interrotta la trattativa con Unicredit. Lo stop agita la politica. Chi pagherà gli errori dei democratici? La stampa, sotto la testata, corteo no pass, inchiesta sui neonazi. Ci sono anche estremisti di sinistra, però insomma, non ditelo a Massimo Giannini. E poi il titolo di maggiore evidenza, MPS, 3 giorni per il salvataggio. Titolo un po' curioso perché ora, diciamo, invece la linea del governo sembra essere quella di prendere più tempo presso l'Unione Europea. Invece, bisogna dotarsi di una potente lente di ingrandimento su Repubblica per trovare la questione MPS, cerca, 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 io non la trovo in prima, il Milite Ignoto, le Big pareggiano, l'addio di Valentino, Bentivogli sullo scalone, l'occasione del riformismo, il Banski cinese, le donne afghane e l'apertura su pensioni, la riforma di Draghi, la Lega tratta, i sindacati no. Insomma, in prima la questione MPS non c'è. Però, fate un nodo al fazzoletto, Repubblica merita un elogio, anche se fa un po' ridere l'aria stupita con cui Ilvo Diamanti commenta il suo stesso sondaggio, perché oggi Repubblica rende nota una ricerca in cui dice che la fiducia degli italiani nell'Europa sta crollando. Dice, ma com'è possibile? Ma guarda un po', è scesa di 10 punti in pochi mesi la fiducia nell'Unione Europea. Ma guarda questi italiani che non capiscono quanto è buona l'Unione Europea, l'attuale Unione Europea. Va bene, questo è il quadro. Allora, vetrina della verità. Allora, Maurizio Belpietro, non ve lo leggiamo oggi, ma ve lo segnaliamo, parte da un altro caso di risveglio. Il neo sindaco di Roma, Gualtieri, si è svegliato e ha scoperto che ci sono delle abitazioni particolarmente significative, anche a Piazza Navona, tuttora affittate, diciamo, dalla mano pubblica a prezzi assolutamente di favore. E Belpietro ha giusto orgoglio nel ricordare le sue campagne al giornale e poi al Libero, quando dirigeva quelle testate contro affittopoli, e rifà nomi, cognomi e indirizzi anche di quelli che la casa, l'appartamento non l'hanno più mollato. Paolo Del Debbio, ve lo anticipavamo nel sommario, parla della rinuncia di Unicredit a Montepaschi e però dell'annuncio, diciamo del timing dell'annuncio del fallimento delle trattative. Domanda Del Debbio: tutto ciò non si sapeva prima delle elezioni, quando viceversa sono stati ripetutamente tranquillizzati gli elettori senesi, state sereni che non succederà niente. E sì che Enrico Letta in materia di stare sereni è un vero e proprio campione nazionale, forse anche europeo o mondiale. Il presidente di Unicredit è il professor Piercarlo Padoan, già ministro dell'economia dei governi Renzi e Gentiloni, poi deputato PD, messo lì proprio per occuparsi della questione Montepaschi. Non si conoscono con Letta? Da quando è presidente più sentito nessuno del PD? Non sapeva che stava maturando questa decisione all'interno di Unicredit? Non parla mai col suo amministratore delegato? Sono domande, dubbi, supposizioni maliziose quanto volete, ma capite bene che sono legittime e che le penserebbe chiunque non abbia da difendere Letta per partito preso. State tranquilli, non spiegherà niente a nessuno, ma state certi anche di un'altra cosa: ci troveremo tutti insieme a mettere altri soldi in questa banca, a meno che non arrivi un cavaliere bianco a salvarla. A questo punto, però, c'è da crederci? Si domanda Del Debbio. Altrettanto importante e coraggioso è il commento di Mario Giordano, che firma ogni settimana una specie di messaggio con un destinatario, una cartolina del lunedì, oggi la rivolge con giusta indignazione al presidente della Corte Costituzionale per l'ultima decisione della consulta sul blocco degli sfratti. Secondo una tradizione italiana francamente curiosa, non abbiamo la motivazione della sentenza, abbiamo solo un comunicato stampa che riporta, diciamo, il cuore del dispositivo. E curiosamente in quel dispositivo si dice: no, vabbè, ma il blocco degli sfratti il governo ha potuto farlo regolarmente in questi 2 anni, perché tanto poi la misura sarà attenuata e poi finirà. Però fa notare Mario Giordano, anche una bastonatura, anche qualunque altro tipo di violenza può essere attenuata e poi finirà, ma si può accettare una situazione del genere? E la domanda di Giordano è sacrosanta.
E questo ci dà modo di passare alle 5, anzi 6 interviste della verità che vi segnaliamo. La prima delle quali è proprio al presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, che si sofferma e su questo aspetto, e sulla riforma del catasto, e su tutte le altre mine piazzate contro il diritto di proprietà. A sentirlo è Federico Novella. Fabio Dragoni sente il politologo professor Orsina che ragiona sulle difficoltà del centrodestra e dice: ma forse un'idea per il centrodestra è votare Draghi al Quirinale e provare a capire se Draghi al Quirinale possa fare da ombrello legittimante per un futuro governo di centrodestra. Antonio Di Francesco firma 2 interviste, una fiammeggiante a Clemente Mastella che attacca Enrico Letta e dice: senza di me non si può fare nessun Ulivo. E a Giuseppe Mellone, che è sindaco di Fratelli d'Italia di un comune pugliese, Nardò, che dà la sua idea di destra. Giulia Cazzaniga sente l'imprenditore Renato Della Bella che dice: ma a me Draghi piaceva, però questa storia del Green Pass in azienda non funziona per niente. Mentre anche interessante, assai interessante, è l'intervista di Alessandro Rico a Paola Mastrocola, che insieme a Luca Ricolfi ha scritto un bel saggio in uscita in questi giorni sul disastro della scuola, sul disastro dell'istruzione. Va bene, quindi abbiamo fatto anche un po' di vetrina della verità. E adesso procediamo. La manovra, un piccolo salto a Londra. Quadro politico, MPS e le segnalazioni finali. Andremo veloci per ciascun capitolo. La manovra. Allora, il Corriere della Sera dedica un paio di pagine, una di Federico Fubini, che ha, diciamo così, un taglio riepilogativo, i maggiori controlli sul reddito di cittadinanza, la trattativa in corso sulle pensioni e gli spiccioli, i 7 miliardi per tagliare le tasse. L'altra pagina, la 6, è francamente un po' curiosa perché riprende lo slogan, francamente, questo sì, populista e demagogico, del presidente di Confindustria Bonomi, che dice: ah, i partiti all'assalto, come se, insomma, ma se i partiti non possono neanche discutere sulla allocazione delle risorse della manovra, che ci stanno a fare? Per Costituzione i partiti dovrebbero concorrere a determinare la politica nazionale, ma il titolo del Corriere è Manovra, l'assalto dei partiti, e poi in realtà ci sono dei box in cui si dà conto delle priorità, giuste o sbagliate, ma comunque delle priorità della Lega, dei 5 Stelle, del PD, di Forza Italia, di Italia Viva, di LeU, il che francamente non sembra un reato che le forze politiche abbiano le loro opinioni. Forse la cosa più interessante sulla manovra la fa Repubblica, pezzo di Alessandro Corbi e Giovanna Vitale a pagina 2, con un paio di notizie. Secondo la lettura di Repubblica, la Lega sarebbe nella trattativa col governo su quello che verrebbe dopo quota 100, mentre, ci dice Repubblica, più rigida sarebbe la posizione dei sindacati. Attenzione però all'ultima parte dell'articolo in cui si dice: un punto in sospeso è l'anticipo della riforma da 8 miliardi per il Corriere erano 7. La cifra, nonostante le richieste, non cambia, ma non è ancora chiaro come verrà declinata la riforma. Si starebbe andando verso la creazione di un fondo destinato al taglio delle tasse, ma su come farlo, meno IRPEF o meno IRAP, si deciderà in sede di discussione della manovra in Parlamento. Ora, da un lato è un omaggio a quella che viene ritualmente chiamata la centralità del Parlamento, però noi insistiamo. Dice: ma io, mamma, c'ho fame, un uovo sodo c'è, sempre un uovo è. Poi, se l'uovo lo mangi a pranzo o a cena, sempre un uovo è, sempre questi 7 miliardi. Il rischio è veramente quello della impercettibilità per i contribuenti di un taglietto fiscale così ridotto. E abbiamo risolto la questione della manovra. Corriere, le 2 pagine, Repubblica, pagina 2, con questa storia del fondo. Prendiamoci una piccola pausa per andare a Londra, ma in realtà per restare in Italia, perché il tema è sempre il racconto mediatico da ieri. Siccome l'Observer, una testata non centrale, diciamo, in Gran Bretagna, ha detto: ah, il governo sta studiando il piano B. La realtà è che da mesi
Boris Johnson ha predisposto una serie di piani e anche un piano B con il ritorno delle restrizioni, ma a più riprese il suo ministro della salute, ancora in una conferenza di giovedì, Sajid Javid, ha detto che non ritiene il governo allo stato attuale di dare seguito a quel piano. È vero, per chi segue i dettagli della politica inglese, che l'opposizione laburista sta spingendo il governo, diciamo, sulla linea speranza, cioè secondo i laburisti, dice, governo, dovresti già attuare un piano di restrizioni. E qual è il retropensiero dei laburisti, legittimo anche se non condivisibile, che se poi tra un mese il governo sarà costretto a cedere, loro potranno dire: ve l'avevamo detto prima, vi avevamo suggerito. Questo sarebbe il caso di spiegare, diciamo, in un'informazione minimamente corretta. Questo sarebbe il caso di rappresentare per consentire a ciascuno di farsi un'opinione. E invece, che cosa vi racconta il Corriere della Sera in prima? Ora anche Londra pensa all'obbligo del Green Pass. E ora che, diciamo, non avesse consuetudine, noi dice, oddio, che succede a Londra? E invece andiamo a prendere il Telegraph di questa mattina, apertura del più prestigioso quotidiano britannico. I casi di Covid dovrebbero crollare in inverno, dicono gli scienziati. Secondo i modelli visti dal governo, la previsione è quella di una caduta delle infezioni senza implementare il piano B. E spiega Sarah Knapton, che firma il pezzo di prima pagina, i casi di Covid crolleranno in novembre anche senza piano B, suggerisce un modello che è all'esame del governo. Si ritiene che i ministri si tratterranno dall'introdurre restrizioni come maschere obbligatorie, lavoro da casa e passaporti vaccinali, dopo aver visto proiezioni da diversi gruppi che mostrano come l'infezione dovrebbe declinare rapidamente nel giro di settimane. Un modello dalla London School, che si occupa di igiene e medicina virale, eccetera, suggerisce che i casi saliranno presto, raggiungeranno un picco, prima di cadere fortemente nei mesi invernali, anche senza le restrizioni aggiuntive. Quindi questa è la situazione che ci racconta il Telegraph. Poi c'è il quadro politico che vi abbiamo rappresentato, il governo che al momento non vuole imporre restrizioni, i laburisti che invece spingono per farlo, puntando sul fatto che poi l'esecutivo, ad un peggioramento della situazione, possa essere costretto a mutare atteggiamento. Vedete voi che parentela abbia questo con il racconto fatto sui media italiani. E allora torniamo, diciamo, alla materia su cui i giornali italiani sono più preparati, cioè diciamo, la cucina politica condominiale. Il Corriere della Sera non dimentica il suo amore per Giuseppe Conte, celebrato per mesi e celebrato anche adesso, che guida malamente il movimento. Paginona è la pagina più gloriosa della pagina politica del giornale, la quinta, la pagina di destra, e ora guarda con attenzione Monica Guerzoni, un paginone di intervista. Restiamo leali a Draghi, ma pretendiamo il rispetto degli impegni. E che cosa dice Conte in questa intervista? Niente. Presidente Conte rimpiange di non aver fondato un suo partito, e Conte, che è della scuola di Edith Piaf, Général Chrétien, non rimpiango nulla, anzi, gli attacchi della stampa e di alcuni avversari politici sono una conferma che siamo sulla strada giusta. Il processo di rilancio del 5 Stelle è solo all'inizio e già facciamo tanta paura. Facciamo paura. Questo è vero che fa paura, ma si tratta di capire perché. Occorrerà tempo per raccogliere il risultato della semina. Domanda più avanti, l'intervistatrice. Alla luce delle proteste, il Green Pass è stato un errore? Risposta: no. Solo che con i cittadini bisogna dialogare e spiegare che, essendo il primo paese occidentale ad aver attivato il lockdown, abbiamo dovuto introdurre il Green Pass sui luoghi di lavoro per uscire prima dalla pandemia. Abbiamo un debito pubblico molto alto, dobbiamo ripartire in modo vigoroso. Darà battaglia per difendere le misure simbolo del Conte 1? Risposta: ho sentito Draghi, il reddito verrà rifinanziato e modificato in base alle nostre proposte. Noi siamo leali al governo, ma non abbiamo firmato assegni in bianco, non staremo zitti e buoni se si tratta di difendere i nostri valori. E così vedrete che questa citazione dei Maneskin oggi avrà successo, vedrete che cominceranno a dire: Conte cita i Maneskin, i meme partiranno sui social. Allora, tutto questo è abbastanza
prevedibile. Poi Conte declina l'ipotesi di Berlusconi al Quirinale, ma questa è scontata. Berlusconi, faccio gli auguri per la recente assoluzione a Siena, ma non è lui il candidato del 5 Stelle al Quirinale. Ecco, forse la domanda più succosa rispetto a una risposta assai preoccupante è quella proporzionale. Siamo aperti al confronto, non vedo male un proporzionale con soglia al 5% e sfiducia costruttiva. Dopodiché, va bene, domande conclusive sulle tensioni interne ai 5 Stelle. È vero che Grillo vuole sostituirla con Di Maio? Grillo e Di Maio li sento entrambi. Questo Draghi lo sento, Grillo lo sento, Di Maio sente tutti, è centralista. Chi ci vuole disuniti resterà a bocca asciutta. Sarebbe suicida per tutti, dopo il grande lavoro preparatorio, distruggere un nuovo corso che è appena iniziato. E se Raggi prova a scalare il 5 Stelle e se Battista fonda un suo movimento? La comunità del 5 Stelle è piena di valori e persone che si rimboccano le maniche. Raggi è nel comitato di garanzia. Di Battista è una persona che stimo e non escludo che in futuro si possa fare della strada insieme. Domanda finale, rinunciato a correre per il seggio di Gualtieri? Non abbiamo fatto valutazioni su questo seggio, è così, con plurale maiestatis si chiude questa inutile intervista a Conte. La situazione del centrodestra. Allora, Berlusconi ha ribadito ieri che per il suo partito parla lui, e cioè, è sembrato un modo anche abbastanza ruvido per rimettere in riga i tre ministri che avevano alzato la cresta, a partire da Renato Brunetta. Ha diverse interviste, ma questa storia della scorsa settimana ha avuto un atteggiamento un po' così patronizing, così ci capiscono anche i competenti, un po' così paternalistico e superiore nei confronti di Salvini e Meloni, gli allievi, eccetera. Mentre un po' tutti raccontano questa storia dei numeri del foglietto che Berlusconi terrebbe sul suo tavolo con i conteggi per il Quirinale, se il centrodestra fosse unito più i suoi delegati regionali, mancherebbe una cinquantina di voti per l'elezione al Quirinale. Lui sembra crederci. I giornali raccontano anche di una telefonata fatta proprio a Giuseppe Conte, che sarebbe stato un po' imbarazzato su questa vicenda. Vediamo come la mette il Corriere della Sera, Paola Di Caro e Cesare Zapperi, e riassumono tutta questa storia: i paletti di Berlusconi ai ministri di Forza Italia, sul Quirinale farò ciò che serve. Chiusura sui ministri: d'altronde anche i ministri preferiscono in pubblico il silenzio. Per rispetto, spiegano, visto che, virgolette, lealtà e stima per il Cavaliere non vengono meno, però. La sua accusa di essersi mossi solo per incomprensioni personali brucia, e qui c'è un virgolettato dei ministri anonimo ma collettivo, quindi è riferibile secondo Zapperi e Di Caro a tutti e tre, a Carfagna, a Gelmini, Brunetta. Stiamo facendo politica, i problemi non vanno affrontati affettivamente, vanno affrontati anaffettivamente. E se è assolutamente positivo che Berlusconi abbia ribadito l'appoggio totale a Draghi, il problema resta, virgolette, non possiamo farci dettare la linea da Salvini né al vertice né noi ministri. Questa frase è un po' scombiccherata, che vuol dire né al vertice né noi ministri? Boh, Gelmini, Carfagna e Brunetta non prenderanno ordini, e questa sarebbe, diciamo, no, diciamo, dopo 25 anni di gloriosa indipendenza, ci fanno sapere che non prendono ordini, ma lo faranno sempre dall'interno di Forza Italia, senza rotture, con una linea. Il centrodestra non si può ridurre a una competizione tra Salvini e Meloni o perdiamo tutti, così il Corriere. Va bene. Mentre Tommaso Ciriaco su Repubblica, ve lo accennavo nel sommario, racconta della tessitura di Gianni Letta e in fondo dà una risposta alla domanda che tutti voi vi porrete: ma se Berlusconi li tratta così, perché questi insistono? Qualcuno li copre, e chi è che li copre? Gianni Letta. Questa è la risposta che dà Tommaso Ciriaco, e si spiega che Letta sente costantemente Draghi, mantiene un rapporto settimanale con questi ministri, e insomma la tesi di Ciriaco in questo retroscena è che prima o poi questo sogno del Colle svanirà, e quello sarà il momento in cui agevolmente, qui ci vuole il piano B, scatterà, e cioè
si potrà traghettare Forza Italia lontano dal centrodestra e verso sponde centriste. Accadrà, non accadrà, non sapremo di. CDA così, diciamo, si sofferma sul piano B. Quando si tratta di Berlusconi e Letta, diciamo, l'alfabeto è più lungo, c'ha tante lettere in più, quindi diciamo, le opzioni sono sempre più di due. Invece non sappiamo quante opzioni abbia Giancarlo Giorgetti, che però è negli Stati Uniti con un programma che diciamo non è sembrato proprio un programma super scintillante quando si finisce alla NIAF, insomma è un po' il viaggio tipico del politico americano che va all'Associazione degli Italo-Americani e lo racconta Paolo Mastrolilli. Il ministro ha ricordato il coraggio di sua zia Carlotta partita per l'America in cerca di fortuna. C'è sempre una zia Carlotta che partì, andò, eccetera, eccetera. Il pezzo di Mastrolilli è però centrato sul fatto che una serie di ambienti, non si capisce bene, avrebbero insistito su Giorgetti affinché Draghi rimanga a Palazzo Chigi, diciamo, c'è sempre anche qui, questa, oltre alla zia Carlotta c'è un altro grande classico di fonti straniere che dicono Draghi resti lì, mi raccomando. Va bene, trasferiamoci su MPS, l'essenza ve l'abbiamo raccontata, Unicredit che interrompe le trattative con il governo, troppo pochi 7 miliardi. A questo punto la soluzione è la soluzione, diciamo, il cerotto è il fatto che il governo dovrà prendere altro tempo, questo è abbastanza chiaro. Vi abbiamo già letto Paolo Del Debbio sul timing, è a dir poco sospetto di tutta questa vicenda, è assai ben costruito, a mio avviso, anche il commento di Nicola Porro sul giornale. Alla fine, il nuovo amministratore delegato di Unicredit ha alzato l'asticella a un livello tale che il Tesoro ha dovuto rompere le trattative per la cessione di MPS. Andrea Orsella è un manager che viene dal mercato e della politica, evidentemente se ne infischia. Arrivato all'Unicredit, gli hanno spiegato che la banca doveva salvare il monte. Ha guardato le carte, con un ristretto numero di fedelissimi, ha fatto quella che in gergo si chiama due diligence, insomma si è fatto i conti al centesimo. Ebbene, per prendersi la banca senese ha preteso quasi 10 miliardi. È inutile in questa sede specificare esattamente per cosa, basti sapere che dentro ci sono gli esuberi del personale in eccesso, l'irrobustimento del capitale di Siena perché non affondasse Milano e la pulizia totale dei crediti dubbi, una dote che il governo non si poteva permettere di pagare. Solo di aumenti di capitale andati in porto e lanciati negli ultimi due lustri, il monte ha già bruciato 13 miliardi su quasi 30 totali, senza tenere conto di obbligazioni, prestiti e garanzie pubbliche. Quando una banca affonda non si scherza. E poi il passaggio, secondo me, più coraggioso e storicamente centrato, che fa Porro ed è ammirevole. Il monte non è un fallimento del mercato e neppure solo dello Stato, è il fallimento di un gruppo di potere legato prima al Partito Comunista e poi al Partito Democratico Toscano. Non esiste una storia di fallimento pubblico così targato e così poco denunciato. Il ministro che ha realizzato l'ultimo prestito per la banca è stato eletto nel collegio di Siena per la sinistra e poi ha lasciato il Parlamento per diventare presidente di Unicredit e avrebbe dovuto ripulire i pasticci, ma che, come abbiamo visto, ha preteso di farlo solo a condizione che la dote coprisse tutti i buchi. Così, tra l'altro, Porro. Due reazioni politiche. Una francamente non convincente, l'altra sì, riferite dalla stampa. Siamo a pagina 2, quindi in grande evidenza, due foto, quella di Enrico Letta e quella di Alberto Bagnai. Spiace per Letta, ma è lui quello che non convince, è evitata la svendita. Ma insomma, dopo tutto questo, diciamo, dopo tutta questa telenovela, Letta riesce a pronunciare questa frase senza ridere o pensando che gli altri non ridano, non si sganascino dalle risate. Mentre mi pare francamente ineccepibile l'osservazione che fa il responsabile economico della Lega Bagnai. Quello di ieri è l'epilogo evitabile di una trattativa impostata male, cioè considerando un solo contraente e condotta peggio, cioè piegandosi all'illimitato vantaggio negoziale conferito alla controparte. Così, tra l'altro, il pezzo della stampa a pagina 2. Allora, due altre questioni. Intanto questa storia che diciamo fa un po' sorridere perché diciamo, sembrano sempre quelli che cascano dal letto è Ilvo Diamanti firma la ricerca del lunedì su Repubblica.
quanta fiducia prova nei confronti dell'Unione Europea e nel 2000 la fiducia degli italiani era al 57% e poi piano piano 53, 52, 49, zazza, fino ad essere arrivata praticamente non al minimo storico che si registrò tra il 15 e il 17, 30%, ma siamo lì, 35%. E attenzione perché in pochi mesi, da luglio 21 a settembre 21, 2 mesi e mezzo, la discesa è stata di 9 punti, dal 46 al 35%. Finita l'estate, l'Europa sembra più lontana. Infatti, rispetto a luglio, la fiducia verso l'UE fra gli italiani appare in forte calo, oltre 10 punti percentuali in meno. Ed è probabile che questa tendenza prosegua ulteriormente. Ma come mai? Sull'immigrazione non fanno niente. Sulla campagna vaccinale è stato un disastro. Si ricomincia a discutere del patto di stabilità, quindi diciamo della gabbia finale. Dice, ah, ma com'è possibile che ci sia euroscetticismo? Si guardano intorno nei salotti, come dire, scambiandosi le tartine. Dice, ma com'è possibile che a questi italiani questa cosa non piaccia, che brutta cosa questi elettori. Va bene, che brutta cosa questi elettori, sembra dirlo dal suo punto di vista un altro, diciamo, comiziante sudamericano, che però incidentalmente è anche pontefice, Bergoglio, che ieri, come nel meme che circola sui social, non mi ricordo se vi ho parlato dei migranti, gira da anni questo meme irresistibile, ieri ha fatto esattamente questo numero. Migranti, si riapre il fronte, grida il Corriere a pagina 2, e il Papa, basta respingimenti. La pagina 3 del Corriere della Sera, con Fiorenza Sarzenini, sembra però, diciamo, preoccupata dal punto di vista del Viminale, un po' come se il Corriere della Sera si facesse carico di fare da ufficio stampa al Viminale, non che questo, come se il Corriere della Sera si facesse carico di. E diciamo, dopo la gestione assai discutibile dell'ordine pubblico, dopo il test decisivo che ci sarà il 30 ottobre prossimo col G20 a Roma, con tante delegazioni, con rischi di manifestazioni, e poi questa storia dei migranti, insomma, ci sono diversi dossier che investono la performance della Lamorgese. Va bene, oggi vi abbiamo detto che si parla molto di libri sui quotidiani. Allora, Walter Veltroni, anche ecologista, recensisce sul Corriere della Sera il libro di Roberto Della Seta, ambientalista di Legambiente, per una modernità verde. E già, esattamente la banalità che voi, la banalità appiccicosa come le caramelle che ti si attaccano ai denti, che voi immaginate Veltroni dirà, le dice. L'ecologismo non è nostalgia del passato, ma sforzo radicale per costruire il futuro, un paginone. Ancora il Corriere ci racconta che sono in uscita i magistrati Caselli e Loforte sui problemi della magistratura. Ma il pezzo forte è Di Maio. Ah, Repubblica con Annalisa Cuzzocrea fa, diciamo, una presentazione, ma anche una critica. Dice, tutte le parti un po' più imbarazzanti, la gita con Di Battista a Parigi per incontrare il capo dei Gilet Gialli sono, diciamo, molto sfumate. Ma le cose più divertenti sono il Corriere e il Fatto, che diciamo prendono degli stralci che dovrebbero essere degli stralci, diciamo, potenti del libro, però fanno veramente ridere. Allora, Emanuele Buzzi sul Corriere della Sera, tenetevi forte perché veramente il caffè vi salterà per le risate. Qui Di Maio racconta un incontro con Trump alla Casa Bianca. La scena è alla Casa Bianca, Washington, ottobre 19, virgolette, è Trump che parla. Voi state dalla parte di Giuseppe Conte o siete contro di lui? Chiese inarcando le sopracciglia. E Di Maio trattenne un sorriso. Realizzai che non aveva la minima idea di chi avesse davanti. Quindi la situazione è questa. Di Maio capisce che il Presidente degli Stati Uniti, parlando con lui, non sappia minimamente chi sia, a quale partito appartenga, però lo mette per iscritto, diciamo autocertificando la propria totale irrilevanza, e dice: io trattenni un sorriso. Trattenetelo voi un sorriso che è meglio, trattenetelo per l'altro stralcio, che è quello sul Fatto Quotidiano, in cui Di Maio racconta
la trattativa sulla Lega, con la Lega a inizio legislatura per la scelta del candidato premier, come saltò l'ipotesi Sapelli e come a quel punto Giuseppe Conte, diciamo, sostenne il colloquio con successo. A quel punto quello di Giuseppe Conte sarebbe stato un gol a porta vuota, tuttavia lui non sottovalutò la situazione. È Di Maio che scrive nel libro parlando di Conte che si presenta alla maggioranza che avrebbe dovuto indicare. Al suo arrivo in hotel indossava una camicia, il primo bottone sbottonato, la sua abbronzatura era forte, decisa, molto estiva e gli conferiva un'aria spensierata. Veniva dal Circeo o da Gaeta, non ricordo con esattezza. Impeccabile nei modi, si pose nei confronti di ciascuno con umiltà, eccetera, eccetera. Quindi voi capite che se in un albergo vi entra uno, com'è? Con un'abbronzatura forte, decisa, molto estiva, voi dite subito: questo è l'uomo giusto per Palazzo Chigi. Va bene, questo è il libro Un amore chiamato politica. Luigi Di Maio esce domani. Accorrete numerosi. Oh, naturalmente, momento Mastrota, voi diciamo avete un antidoto che è quello invece di passare in libreria e prendere quest'altro libro per una nuova destra. Scherziamo. No, non scherziamo affatto. Ed è conveniente prendere questo libro, ma soprattutto è conveniente, e con ciò vi salutiamo, passare in edicola e prendere La Verità, che anche oggi, come avete visto, è piena di cose, oppure, meglio ancora, fermarvi un momento su internet, andare sul sito laverita.info e far tesoro delle offerte autunnali particolarmente vantaggiose, 14,99 euro, quindi uno sconto fortissimo, abbonamento per un mese e anche il mese successivo, di solito in questi casi c'è la fregatura, ti abboni con poco e poi dopo arriva la botta, invece secondo mese solo 19,99, quindi anche lì uno sconto fortissimo rispetto agli abbonamenti ordinari. Noi ci risentiamo questa sera alle 19, sarà con me. Per una cosa interessante, il segretario della Fondazione Craxi, Nicola Carnovale, perché l'8 novembre, anniversario della caduta del muro, la Fondazione Craxi organizza un convegno sul comunismo, ovviamente un convegno critico, come immaginate, di particolare pregio. E quindi parleremo di questo. Poi, naturalmente, ci risentiremo domani per la rassegna delle 7 con Francesco Gaglietti. Mentre preparate i fazzoletti, grande, c'è il rischio, speriamo di scongiurarlo, ma c'è il rischio che non domani, ma dopodomani mattina, mercoledì, per una trasferta, eccezionalmente succede una volta ogni 3 anni, questo appuntamento del mattino possa saltare. Speriamo di no, ma può succedere. Tanto però, diciamo, a ciascun giorno la sua pena, ora in edicola La Verità. Buona giornata.